Ciao a you, bentornati sul canale. Oggi vi parlo di Vivo X60 Pro. Che figo. Come ho già detto in precedenza, Vivo sa bene come progettare e costruire uno smartphone e X60 Pro non è assolutamente un'eccezione. Ho avuto la fortuna di utilizzare entrambe le colorazioni e sono davvero belle, anche per il fatto che le finiture opache non trattengono le impronte. Il camera bump, poi, ha delle dimensioni decisamente ridotte rispetto a quello a cui ci stiamo abituando e contribuisce ad un look davvero elegante e minimale. La qualità c'è e si vede. Dimensioni e peso poi sono contenuti ed è un piacere utilizzarlo grazie alla doppia curvatura. In mano si tiene benissimo, ma è scivoloso. Quindi la cover in confezione, abbastanza rigida e opaca, è quasi d'obbligo. Frontalmente troviamo un pannello da 6.56 pollici Super AMOLED di Samsung, protetto da Gorilla Glass 6 con 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di campionamento del tocco ed una luminosità massima che gli permette di essere ben visibile sotto la luce diretta del sole. Insomma, Vivo X60 Pro ha davvero un bel display e guardarci cose è davvero bello, grazie anche alla certificazione Widevine L1. Lo streaming va tranquillamente in Full HD. Manca purtroppo l'audio stereo e dovremo fare affidamento al solo speaker posto qui in basso. Ed è un peccato perché, visto il prezzo di lancio, ci stiamo abituando ai due speaker come standard. Il direttore d'orchestra è uno Snapdragon 870, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e a 256 GB di memoria interna UFS 3.1 non espandibile. Queste caratteristiche farebbero girare bene qualsiasi cosa, figuriamoci uno smartphone che ha a bordo un software praticamente stock. Non ci sono lag né incertezze, durante l'utilizzo quotidiano tutto fila liscio e grazie a tutta questa potenza nemmeno il gaming riesce a dargli molto filo da torcere. Call of Duty, PUBG e Genshin Impact rimangono stabili sui 60 fps anche a settaggi massimi. Le temperature sono ben gestite, ma come vi ripeto da un po', in inverno è facile farlo. Non si superano mai i 40-41 gradi, anche dopo lunghe sessioni, che non provocano in alcun caso perdita di performance. Per i gamer incalliti poi c'è anche la modalità ultra gioco, così da poter ottimizzare tocchi, connessione e notifiche. La batteria da 4200 mAh non dona particolari soddisfazioni. In giornate normali potreste arrivare tranquillamente a sera, ma in giornate un poco più di utilizzo un poco più intenso e dove soprattutto magari siete fuori casa, lo utilizzate anche in automobile col GPS, molto probabilmente nel pomeriggio o tardo pomeriggio una bottarella di ricarica c'è. E inoltre, per quanto è uscito, Vivo, magari una ricarica un poco più veloce la potevi pure mettere. Da circa una decina di giorni abbiamo la FantouchOS 12 basata su Android 12, con patch di sicurezza aggiornati a gennaio 2021. L'esperienza rimane molto pulita e minimale, anche se sono stati aggiunti diversi widget di sistema, ai quali si può accedere sia con una pressione prolungata sul display, sia dal drawer con uno swipe verso sinistra. Minimale sì, ma con tante personalizzazioni, a cominciare dall'Always On Display, pieno di opzioni e stili grafici diversi, alla sezione effetti dinamici, nella quale potremmo praticamente andare a personalizzare ogni singola animazione di sistema. Altre personalizzazioni, per lo più riguardante le gestures, sono presenti nel menu collegamenti rapidi e accessibilità. Il comparto fotografico dei Vivo suscita sempre molto interesse, data anche la ormai collaudata collaborazione con Zeiss. Cerchiamo quindi di capire come scattano i sensori a nostra disposizione e quindi il principale, che è un Sony MX da 48 megapixel f1.48, è stabilizzato otticamente col sistema della gimbal camera, arrivato ormai alla seconda generazione. Abbiamo poi una lente grandangolare e uno zoom ottico, entrambi da 13 megapixel. Le foto scattate con la fotocamera principale sono molto buone. Non sono foto davvero top di gamma, ma ci troviamo un gradino e mezzo sotto. Il bilanciamento non è male, ma si può notare una certa differenza cromatica tra le varie lenti, con grandangolare e zoom che tendono a saturare un po' di più le foto. Per gli occhi un po' più analitici, in alcuni scatti con la principale si può notare un minimo di dominanza verde, mentre su quelle scattate con le altre due la dominanza è più magenta.
Passando alle foto serali, devo dire che mi è piaciuto molto come la modalità notte riesce a preservare molti dettagli e ad illuminare alcune zone, questo su tutte e tre le lenti. Sulla grandangolare, però, solo la parte centrale della foto rimane guardabile, mentre sui lati il rumore digitale è crescente e più che una foto sembrano dipinti fatti male. Bene anche la selfie camera, che con buone condizioni di luce restituisce selfie ben dettagliati, anche se a volte un pochino sovraesposti. Anche di sera fa un buon lavoro e se riuscirete ad aiutarvi con qualche fonte di luce, riuscirete a conservare ancora più dettagli. Per quanto riguarda la modalità ritratto, invece, non è sempre perfetta, però il bokeh è abbastanza morbido. I video sono molto buoni, con colori naturali e molti dettagli. La stabilizzazione, soprattutto usando contemporaneamente quella elettronica e quella ottica, è fenomenale, ma si ferma ad una risoluzione di 1080 a 60 fps. Per quelli in 4K, invece, rimane buona per video un po' più statici, ma per quelli più in movimento è decente a 30 fps, ma un po' carente a 60. Per farvi capire un po' meglio le differenze tra le varie risoluzioni e stabilizzazioni, vi lascio un piccolo test. Vivo X60 Pro è uscito a 699 euro, un prezzo di lancio che trovo un pochino troppo alto per quelle che sono le caratteristiche e le capacità del dispositivo. Certo, io più lo uso e più mi piace, però penso che ci siano alcuni dettagli su cui si sarebbe potuto lavorare meglio, perché a volte sono proprio questi dettagli che ci portano a scegliere uno smartphone anziché un altro. E penso all'audio stereo che manca, alla velocità di ricarica che arriva solo a 33 watt, e se per tanti può andare bene, beh, io preferisco quelle più elevate. Penso ad un feedback della vibrazione che è troppo zanzaroso, a volte ci sono smartphone da 200 o 300 euro che vanno meglio sotto quel punto di vista, e magari qualche piccolo ritocchino alla UI. E con questi accorgimenti penso che Vivo possa davvero competere ad altissimi livelli anche in Italia, perché in Cina già lo fa, anzi se non sbaglio addirittura la prima, quindi. E che dire però di questo smartphone, se proprio non mi sento di consigliarlo al prezzo pieno, ovviamente al prezzo di lancio, attualmente è possibile acquistarlo a circa 550-560 euro tramite un cashback fatto cominciare dall'azienda qualche settimana fa. È disponibile fino al 20 marzo. Io vi lascio tutti i link in descrizione, fatemi sapere se l'avete acquistato e cosa ne pensate. Io sono Clap, qui da Napoli è tutto, ciao a tutti!